Ciao ragazze, benvenute nel mio canale. Oggi un nuovo video tutorial. Il trucco in questione sarà questo. A Roma è una giornata un po' nuvolosa e quindi mi sono voluta ispirare un po' a questa giornata. Vi mando un bacio e vi lascio al video. Inizio con applicare questa crema idratante su tutto il viso e quella dell'Istomer, la formula Wrinkle. Dopodiché mischio questi due fondotinta, il Mineralize della MAC NC15 e il Foundation Light Madina numero 01. E ovviamente vado su tutto il viso. Vado poi con l'Instant Anti-Age della Maybelline, che è uno dei miei correttori preferiti. Vado ad illuminare appunto la zona sottooculare, il centro del naso, labbro superiore, labbro inferiore e anche la fronte, quindi vado a mettere in risalto i miei punti luce. Con un pennellino da sfumatura vado a sfumare il correttore portandolo anche sulla palpebra mobile. A questo punto vado ad incipriare il mio viso con una cipria trasparente ed un grande pennellone. Passiamo subito agli occhi. Con un pennello da sfumatura applico il colore City Wolf di Nabla Cosmetics nella piega palpebrale. Ed inizio a sfumarlo creando soltanto una leggera sfumatura di grigio. Con un pennello pulito, sempre da sfumatura, continuo a sfumare dal momento che non voglio un distacco netto tra il colore e il sotto del sopracciglio. Con un pennellino a penna prelevo un po' di nero, questo è Black Sheep di Neve Cosmetics, uno dei miei neri preferiti, è super scrivente ed ha un'altissima sfumabilità, e vado ad allungare l'esterno dell'occhio. Sempre con un pennello a punta, però questa volta pulito, vado a sfumare il nero, cercando di mixarlo con il grigio. Riprendo il nero, questa volta con un pennellino a lingua di gatto, quindi piatto, e vado a ricreare nella parte esterna dell'occhio una specie di eyeliner, ma molto più sfumato. Con un pennellino da sfumatura vado ad illuminare la palpebra mobile con lo Studio Fix NC15 di MAC. E ovviamente vado a sfumarlo con il grigio ed il nero. Passiamo ora al mascara. Utilizzo questa volta l'Urban Decay Super Curl Curling. È fantastico questo mascara perché riesce a dare un volume estremo, ma anche una definizione, quindi non crea i grumi. Ed eccoci arrivati al momento sopracciglia. Oddio, che orrore! Andiamo a riempirle e a ricostruirle con una matita dell'Essence. Non ricordo bene il numero, ma credo sia la 03, la più scura. Per poi passare al gel fissante per le sopracciglia. Si chiama Lush e Brown, sempre dell'Essence, è completamente trasparente, vado soltanto a fissare il pelo e il colore. Sempre con lo Studio Fix e con il pennellino da sfumatura vado ad illuminare l'arcata sopraccigliare. Con un pennello angolato da blush vado a prelevare Ares dalla palette Mulac e vado a creare il mio contouring. Vado prima a mettere in evidenza il mio zigomo. Continuo poi con fare una cornice sempre al mio viso. Passo appunto sulla fronte, sul naso, un po' ai lati del naso per andare a restringere questo brutto naso che mi ritrovo, senza però creare linee nette.
deve essere tutto molto sfumato. Vado poi a saturare con un colore chiaro, questo è Zeus di Mulac, le zone che ho messo prima in risalto con il correttore, quindi zona sottooculare, naso, fronte, labbra, superiore e inferiore. Per quanto riguarda il blush, vado ad utilizzare un blush violaceo. Per poi passare all'illuminante, vado con un pennellino piatto a prelevare Glam, sempre della palette Mulac, è il numero 02. E vado appunto ad illuminare la zona dello zigomo. E questo è il risultato su uno zigomo. Applico poi una matita azzurra sia all'interno dell'occhio che all'esterno dell'occhio per dare uno sguardo molto più intenso. Questa matita è della Gimont, è un azzurro completamente opaco, senza glitter. Ripasso poi un po' di mascara sotto le ciglia inferiori per dare un effetto più drammatico. Ed eccoci arrivati alle labbra. Vado ad applicare la Lip Liner Stone di MAC Cosmetics e vado sia all'esterno delle labbra, quindi a fare il contorno delle labbra, e sia all'interno sfumandola di taglio. Questo è un grigio freddo bellissimo. Poi con un marrone freddo, un nude freddo, questo è della Maybelline, lo 03, ma credo sia di una vecchia collezione, vado a sfumare il centro delle labbra per un effetto più wow. Ed eccoci arrivati all'ultimo step. Vado a togliere quell'orrendo cerchietto che avevo e andiamo a fare una piccola pettinatura, se così vogliamo chiamarla. Pettino i capelli con la Tangle Teaser, la mia amata Tangle Teaser, che non mi strappa i capelli, faccio la riga al centro e faccio una semi, non so come si chiama, cipolla? Oh! La leggo al volo, cerco di spettinare un po' i capelli al di sopra ed eccoci pronti! E questo è il risultato, con tanto di acconciatura fatta in 2 minuti, è semplicissima, quindi potete farla tutte. Soprattutto chi ha i capelli corti, è ancora più semplice di quello che sembra. Spero che questo video vi sia piaciuto, se è stato così spolliciate, iscrivetevi e condividete. Vi mando un bacio e al prossimo video. Ciao stelle!